Mamma, dobbiamo andare dal veterinario. Stan è molto malato. Che cosa? No, a me sembra stia benissimo. È veramente grave, mamma. Ha la gola infiammata, la febbre. Oggi non può andare a scuola. A scuola? La forza dell'abitudine. Avanti, Stan. Mangia la pappa. Mangia la pappa. Mangia la pappa. Ok, non esagerare, Chloe. Mi stai sputacchiando tutto. Non starete un po' esagerando? A me non sembra così malato. Infatti, sta benissimo. Mamma! Va bene, prenderò appuntamento dal veterinario per domani. Vedo che siete preoccupati. Tenete molto più al benessere di Stan che al mio. No, mamma, ti vogliamo bene. Ingrati! Ce l'hai fatta, Stan! Dovrebbero darti un premio per la tua interpretazione. Mi aspettavo di vincere questo premio. No, non mi aspettavo proprio di vincere! Ma voglio ringraziare tutto il cast. Prima o poi imparerò i vostri nomi, prometto. Ah, grazie ai produttori per aver creduto in me. Oh, mi dicono di stringere. È un grazie di cuore. Va a Robert! Ce l'abbiamo fatta, amico! Allora, che problema ha Stan? Beh, è da ieri che mugola e indolente e fa versi come questi. Non so recitare, poi il cane sarei io. Però, Ellen, mi sorprende vederla così calma questa volta. Grazie a questo succo calmante del negozio di CBB, ho fatto con erbe e vitamine che creano uno stato di rilassamento naturale. Funziona a meraviglia. Questo è succo di carota. Cosa? Non vedo come la potrebbe calmare. Cosa? Adesso vedo dappertutto animali che mi attaccano. Probabilmente perché sto guardando un poster di animali che mi attaccano. Ma quel poster chi l'ha fatto? Non lo so, un giorno l'ho trovato lì, ma sembra che calmi gli animali. Sì, guarda come sono calmi questi. Accompagno la vostra mammina in auto. È la nostra occasione. Ecco Buster. Facciamo in fretta a pulirgli i denti, abbiamo poco tempo. Sono pronto. Filo. Dentifricio. Spazzolino. Ehi, è identico al mio nuovo spazzolino. Che coincidenza, eh? Perfetto, ecco il dente cariato. Ho rimosso la placca che impediva di notarlo. Praticamente il massimo, a parte mettere un cartello con scritto dente cariato. Tyler, puoi procedere. Che? Fate qui? Perché il vostro cane indossa la mascherina e l'altro ha addosso un cartello con scritto dente cariato? Sono tutte ottime domande. Ma pensiamo che dovrebbe dare un'occhiata al dente di Buster, come da cartello. Voi siete ragazzi molto presuntuosi. Per favore, dottor Young, la prego, non mi faccia fare gli occhioni e il musetto imbronciato. Perché altrimenti le scioglierò il cuore. Ok, gli darò un'occhiata. Ah, avete ragione. Buster ha un dente cariato e io stavo per operarlo e far pagare un sacco di soldi per non trovare niente e ricomprarmi un orologio al posto di quello che ho perso in un cane. Dog with a Blog, a Disney Channel.